sono in compagnia di Samantha e Francesca Tanzarella, che sono il cuore pulsante di questo meraviglioso evento che si sta tenendo qui nella Galleria Mongolfiera. Andiamo a vedere un po' più da vicino e a conoscere meglio quelli che sono i dettagli di questa bella manifestazione. Io inizierei con te, Francesca, innanzitutto benvenuta a Polifemo. Poi raccontaci un po' questa manifestazione, come nasce e la sua storia. Allora, questa manifestazione nasce dal 2017 con la prima edizione, quindi novità assoluta per la galleria e per Taranto soprattutto. In un centro commerciale magari non se n'è mai visto un tatuaggio realizzato dal vivo. Abbiamo portato avanti questo evento, diciamo, perché è piaciuto tantissimo alla gente, piace anche al nostro direttore Stefano Derrigo, che ci dà la possibilità di sviluppare questi eventi. Va benissimo, allora proseguiamo con te, Samantha. Allora, come diceva giustamente Francesca, un evento molto particolare che si tiene qui nella Galleria Commerciale Mongolfiera, che di solito accoglie sempre delle bellissime manifestazioni come questa, che addirittura associa fumetti, tatuaggi e cosplayer. Dici qualcosa in più? Sì, diciamo che questa associazione è stata fatta proprio perché si parla sempre di arte. Tatuatori, fumettisti utilizzano sempre le mani per creare qualcosa di innovativo, di bello, che può essere magari un disegno fatto a matita o riprodotto poi sulla pelle tramite gli inchiostri che utilizzano i nostri tatuatori. E poi, se ci riflettiamo, in effetti il fumetto ha alla base un ottimo disegno, così come ce l'ha il tatuaggio, quindi poi non sono così lontani. Beh, no, anche perché molti nostri tatuatori sono degli artisti a 360 gradi, proprio perché partono come disegnatori, infatti in primis la loro base è riportare su carta un disegno che poi andrà messo sulla pelle. Quindi, come ci anticipava Francesca, qui oggi è proprio possibile vedere dal vivo come si realizza un tatuaggio, quindi che stiamo aspettando? Andiamo a vedere! Andiamo a vedere. Abbiamo raggiunto lo stand di Tendenza Tattoo di Valeria Franchini, che in questo momento sta realizzando Trilli, il personaggio di Peter Pan. Quindi non la vogliamo disturbare, perché non vogliamo assolutamente che possa commettere qualche errore. Ma si sente dolore? Abbastanza. Quindi ti stiamo, insomma, un po' aiutando a non pensare. Comunque, visto da qui è bellissimo, questo ti può essere di conforto. Grazie. Un attimo di pausa per intingere l'inchiostro, si riprende. È veramente un'opera d'arte. Abbiamo raggiunto un altro stand, Baby Body Piercer, che si occupa appunto di effettuare body piercing, microdermal e surface. E in questo momento vediamo appunto la titolare di questo stand, che sta mettendo in opera uno dei suoi lavori. I nostri tatuatori, come vedete, sono tutti all'opera. Abbiamo raggiunto lo stand Cos Tattoo, appunto, di Cosè Murciano. Come vedete, questi tatuatori sono impegnatissimi e noi ci guardiamo bene dall'avvicinarci, sia per una questione igienica e anche per non infastidirli mentre realizzano questi disegni, che sono dei veri e propri capolavori artistici. Dalla zona tattoo ci siamo spostati alla zona fumetti, qui si realizzano dei disegni dal vivo, infatti se ci avviciniamo c'è proprio un artista che sta realizzando un ritratto a questi due ragazzi con il loro cane.
Eccoci qua in diretta, in direttissima. Ci siamo avvicinati a Giuseppe Russo che sta realizzando un... un ritratto dal vero di una coppia e anche il cane, perché fa parte della coppia, quindi ho introdotto anche un animale. Però guarda, toglimi una curiosità, perché io ti stavo osservando, ma come fai a fare un ritratto dal vero in figure che comunque sono in movimento, specialmente il cane? Sì, infatti cerco di cogliere un istante, poi vabbè, ovviamente il cane appunto si muove, quindi cerco di cogliere magari i tratti essenziali e riprodurli. Ovviamente questa è una bozza. Quando finisco le figure poi vado a dettagliare magari quei dettagli che lo rendono, cioè rendono il cane più vero, quindi magari i peli che escono, i baffi o lo sguardo del cane, perché anche il cane appunto ha un suo sguardo, quindi cerco di rendere lo stesso sguardo. Quindi ogni istante è necessario ed è fondamentale per cogliere un particolare. Quanto tempo ci vuole per realizzare un ritratto di questo in media? Questo 15 minuti più o meno, perché sono tre figure, se no altrimenti anche 10 minuti per una posa con una figura, più o meno. Grazie lui, Giuseppe, io ti faccio continuare in questo lavoro, noi continuiamo questo nostro viaggio all'interno dell'arte. Abbiamo raggiunto lo stand di Gabriele Villani e addirittura Coma Empirico, Tutta la notte del mondo, che è stato edito? Becco Giallo. E vi dico che questo libro di fumetti, libro è giusto? Sì. Questo libro di fumetti sta spopolando in tutta Italia, è una raccolta, ma chi meglio di Gabriele può spiegarci com'è nato e il percorso di questo libro? Io ho iniziato a pubblicare vignette sul web, quindi Facebook, Instagram, poi sono arrivate le prime offerte da parte delle case editrici e ho trovato Becco Giallo, che è una casa editrice molto, molto seria di Padova, e mi si è presentata questa opportunità. È una raccolta, diciamo, di molto lavoro che era già stato pubblicato sul web con molti inediti, quindi è una raccolta che speriamo che di continuare così e fare uscire qualcos'altro, magari una storia. Come... Senti, ma questa versione per i fumetti è nata con te o è venuta piano piano? Sono sempre stato abbastanza appassionato di fumetti, di arte in genere, ho fatto il liceo artistico, poi ho studiato cinema e poi sono tornato a disegnare dopo tanto tempo. È nato un po' per caso, diciamo, è stata una cosa più istintiva che razionale. Ci stavi già anticipando qualcosa sul tuo prossimo impegno? Sì, ancora è da definire bene, però credo, cioè, inizierò a lavorare a breve a un altro progetto, magari non una raccolta appunto come dicevo prima, ma una storia. Quindi chi vuole acquistare Coma Empirico Tutta la notte del mondo può andare in una libreria o può acquistarlo anche qui allo stand? Sì, può acquistarlo qui allo stand o in libreria o su internet, Amazon, insomma. Perfetto, quindi ragazzi, Coma Empirico Tutta la notte del mondo, facciamo un po' di pubblicità qualora ce ne fosse bisogno. Vediamo qualche pagina nell'interno anche, Gabriele, non senza rovinarlo. Questo sei tu il protagonista? In realtà non proprio io, però ti assomiglia. Mi assomiglia, sì, poi col tempo mi somiglia sempre di più. Eccole qua, vediamo. Sono un vignette po' qualche... sul genere esistenziale, ironico, un po' cinico alle volte. Molto bello, in bianco e nero? Quasi tutto in bianco e nero, ci sono alcune vignette a colori. Una scelta dettata più dall'estetica o dal cavaliere, questo mantello rosso, insomma. Perfetto, allora Gabriele, non lo facciamo vedere tutto, sennò poi non se lo comprano più. Perfetto, grazie per la tua disponibilità e noi continuiamo il nostro percorso qui all'interno della galleria. Di tatuaggi, titolare Mimmo Nocente, in realtà il sosia praticamente di Gigi D'Agostino all'opera. Complimenti per la mise, molto formale. Grazie, grazie. Sei all'opera, stai facendo un tatuaggio, hanno dei nomi particolari, uno stile in particolare? No, questo qua è uno stile, diciamo, sono degli sketch, niente di particolare, non hanno un vero stile. Ma voi siete un po' psicologi però, nel senso,
aiutate certe volte, perché i tatuaggi vanno fatti sempre in un momento particolare della propria vita e spesso vengono associati a delle sensazioni, a degli affetti. Voi come le gestite? Magari ci avete un vostro metodo? Sì, di solito si chiede quando si parla con il cliente, si chiede più o meno, parliamo di tatuaggi abbastanza importanti, no? Se qualcuno vuole farsi un braccio, una spalla, dove c'è tanto di quel lavoro, normalmente si studia il tatuaggio, perché per me il tatuaggio è come un vestito, bisogna pure saperlo indossare. Ad ogni persona corrisponde uno stile, un tatuaggio. Tipo su di me, che tatuaggio vedresti? E adesso mi lasci così. Però sì, in effetti il giapponese, lo stile giapponese andrebbe molto bene. Grazie, ti ho colto un po' la zona di sprovvista, non fa niente, mi fa piacere. Tu invece hai scelto questo bellissimo tatuaggio, molto delicato, sicuramente associato a un bambino. Sì, mio nipote. Il primo che fai? No, ne ho tre già. Sì, perché? Per mia madre, che è morta l'anno scorso, e gli altri sono uno per il mio cane. Quindi tutti affetti molto particolari. Sì. Penso che il tatuaggio sia quello, secondo me. Poi ce ne sono altri che magari lo fanno perché è bello, perché è colorato, perché è moda. Io lo faccio per questo, insomma. Ecco, vediamo che stiamo iniziando il tatuaggio, quindi noi ci allontaniamo per non infastidire questo lavoro e iniziamo a vedere quali sono le operazioni, le prime operazioni che si compiono per iniziare un tatuaggio. Si inizia dai contorni, ecco qui. Perfetto, ci diceva l'artista Mimmo che appena finirà ne farà uno anche a me e al mio operatore. Io non ne ho nemmeno uno tatuaggio, ma sono sicura che se lo dovessi fare verrei qui. Va bene? Sono stata brava? Bravissima. Io consiglio che non sto sentendo niente. Nessun dolore? No. Ecco Mimmo, ma ci sono dei punti particolarmente dolorosi? Allora, ci sono dei punti che comunque è molto soggettivo tra persona e persona. I punti più dolorosi sono l'addome. Dove c'è meno carne, giusto e corretto? Esatto, sullo sterno, la tibia, la caviglia, comunque ripeto, molto soggettivo. Tu quanti ne hai? Ma forse 10. Non... Ma li hai fatti tu o ti sei affidato a un tatuatore di film? Ci sono quelli miei e quelli affidati ad altri colleghi. Ti lasciamo lavorare. Grazie Mimmo. Stand di tatuatori questa sera qui sono davvero tantissimi. Abbiamo raggiunto lo stand di Barbara Mazzaracchio, prima impegnata in un microdermal, corretto? Sì, microdermal. Spiegaci un po' in che cosa consiste. Microdermal sono dei piccoli impianti in titanio, ve li faccio vedere. Sono dotati di una piastrina, si fa un buco con un dermal punch, quindi un piccolo bisturi circolare e si impianta il gioiello. Quindi non ci vuole tantissimo? No, ci vogliono 5 minuti. Fa male? No, non è assolutamente doloroso, è molto meno doloroso di tanti altri piercing, anche di quelli alle orecchie. Sembrerà strano, ma è un piccolo bruciore, ci vogliono 2 minuti e se li fai bene non rigettano nemmeno. È giusto. Vedo che tu ne hai parecchi, qual è stato il primo? La lingua, che non ho più però adesso. Adesso l'hai tolto? Sì, adesso l'ho tolto perché dopo 17 anni comunque provoca comunque dei problemi ai denti. Ah, perfetto, quindi ma diamo un'informazione. Sì, i piercing orali, i piercing alla lingua, i frenuli eccetera eccetera, dopo un po' di tempo comunque vanno a creare dei problemi alle gengive, insomma... Un po' tutto. Allora Barbara, proprio sulla scorta di queste tue affermazioni, vogliamo dire che non ci si improvvisa in queste discipline? Assolutamente no, bisogna studiare,
bisogna prendere innanzitutto l'abilitazione ASL, ma poi comunque studiare, fare corsi, andare fuori, vedere e confrontarsi con l'altra gente. Quindi insomma, mi raccomando, tutto molto bello, tutto molto alla moda, ognuno... Tutto pulito, scusate. Certo. Quindi guanti, disinfettanti, tutto sterile, monouso, anche per le orecchie. Sto facendo una campagna contro la pistola. Bravissima. Io ho tutti i piercing, li faccio ad ago. La pistola provoca danni al tessuto, non fate i piercing con la pistola. Quindi mi raccomando, affidatevi solo a professionisti e ad esperti. Allora, Barbara ci sta mostrando tutti gli attrezzi necessari. Eccoci, allora Barbara, ricapitolando, tutti sterili? Tutto sterile e monouso. Quindi va, per spiegare bene, la persona. Cioè, un ago non va riutilizzato, una pinza, un ago, un gioiello non va assolutamente riutilizzato per un'altra persona. Quindi, soprattutto, devono essere sterili. Anche i clienti possono controllare le scadenze dei gioielli, delle pinze e dell'attrezzatura. Possono chiedere al piercer, devono chiedere queste cose. Bussati con delle scadenze e deve essere tutto sempre sterile e monouso. Quindi quando andate dai piercer, fatevi consigliare roba sterile, con scadenza giusta, insomma, non scaduti, eccetera eccetera. Ripeto, tutto molto bello, molto alla moda, ognuno è libero di gestire il proprio corpo come meglio crede, però mi raccomando, solo professionisti. Va bene. Grazie. Grazie. Vi abbiamo mostrato il meglio dei tatuaggi e dei tatuatori, nonché dei fumetti e dei ritrattisti. Però gli eventi in galleria non finiscono assolutamente qui, vero Francesca? Non finiscono qui, infatti dal 18 al 24 inizierà la settimana della moda, la cosiddetta Fashion Week, che vedrà protagonisti i migliori brand della galleria. E non vi svelo altro perché dovrete venire a trovarci. Però Samantha è qui perché? Perché ci svelerà una piccola chicca, un ospite davvero... una bomba che i maschietti insomma conosceranno sicuramente. Svegliamo l'ospite del 24 marzo che sarà Taylor Mega, quindi sia maschietti che magari femminucce dovete essere qui presenti per vedere questo magnifico evento e la special guest. Grazie quindi ragazze, io raggiungo i cosplayer che sono davvero davvero simpatici e fedelissimi ai personaggi veri. A tra poco, andiamo, ciao. Quando si parla di fumetti non si può prescindere dai cosplayer, si dice cosplay, così? Sì, infatti. Allora, raccontaci un po', qui c'è Hulk. Abbiamo Hulk, Occhio di Falco, Gamora, Cap, Spider-Man, Iron Man, abbiamo gli altri? C'è Nick Fury lì dietro, ecco sì, è Hulk ovviamente. È Hulk alle mie spalle. Diciamo che non passi inosservato. No. Da quanto tempo siete cosplayer? Cosplayer noi da 2-3 anni diciamo circa. Senti, ma come nasce questa passione? Noi abbiamo una passione per i fumetti che nasce da tanto tempo, poi la passione si è trasformata. Il cosplay è qualcosa che poi è subentrato successivamente. Poi da lì abbiamo deciso di fare una squadra e queste cose poi sono cresciute finché è arrivato a portare questo. Perfetto, ti ringrazio. Anche per questa puntata, per questa parte di Polifemo è tutto. Un saluto davvero speciale questa sera dai Real Avengers di Italia. Italian cosplayer, sì. Perfetto, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao!